Bene, siamo alla presentazione del Caronno Calcio nel bellissimo centro di Real Cesate e il primo ospite del Pietro Salonno è il direttore sportivo Vago. Grazie. Buongiorno Vago. A tutti. Buongiorno. Una Caronese completamente rinnovata, spazio alla linea verde, non si è agitato la pagina, si è buttato via il libro e se ne è preso uno nuovo. Come mai questa politica, Vago? No. Io non sarei così drastico, anzi direi che la scelta... Il libro può essere bellissimo. Sì, no, lo so, però non è stata proprio così. Diciamo che il fatto di avere comunque una richiesta dal presidente, dalla società, dal consiglio di mantenere una parte di ciò che avevamo fatto e di ciò che era stato il passato... con i giocatori che hanno comunque militato nelle scorse stagioni, perché non lavoriamo mai a breve termine. L'arrivo di Marco Zaff, che io stimo molto sotto l'aspetto del lavoro con i giovani, ci ha dato in qualche modo l'opportunità di rinnovare in una fase particolare, pensando al futuro, parte della squadra e parte dei ruoli. Infatti la squadra è progettata un pochino così, mantenendo qualcosa di ciò che c'era. Qualcuno ho dovuto per forza mandarlo a giocare fuori, e mi riferisco a Marco Dugo, a Guarino. Queste sono questioni di scelte legate proprio ai numeri. Come lo zoccolo duro l'anno scorso, i vari Greco, i vari difensori, allora, gli uomini un po' datati, sì, hanno preso altre strade, giustamente. Hanno preso altre strade per motivi legati comunque al fatto che noi abbiamo dovuto fare una scelta legata poi a un budget ristretto. Io su questo budget ho lavorato considerando giocatori nell'asse centrale che secondo me sono e saranno determinanti, e mi riferisco a Rudy, a Despà, a Guidetti, a Baldan, al Moro, che è 2 o 3 anni che sto cercando di portare da noi, perché secondo me si compensa bene con Corno, Ferre. Ecco, questi acquisti sono nell'ottica di prestiti oppure sono acquisti definitivi? No, io dico sempre una cosa: allora, chi viene alla Caronnese in genere, da quando ci sono io, fa una scelta un pochino di vita, non sono giocatori che vengono perché devono stare qui 3 mesi, 6 mesi, poi è normale che il calcio cambia, che le situazioni cambiano e siamo magari costretti a dover salutare anche persone come Greco era confermatissimo, si è trovato con me, aveva fatto delle richieste al quale comunque noi non potevamo soddisfare. Per forza soddisfare, ma la fiducia di Greco, di Corno, di Despà, di queste persone era già stata data ad aprile, quindi erano persone cardini per una nuova svolta, che era quella della Caronnese di oggi. Ecco, i giovani, che nel mondo del calcio si sa è una scommessa, tutti si parte con un grande ottimismo e poi è il campo che decide se la scelta del giovane è stata fatta bene, sì o no. Ecco, le premesse ci sono tutte, sì o no? Allora, io sono felicissimo dei giovani che ho portato a Caronno, perché sono i giovani, penso, più bravi o che altre società volevano a tutti i costi. E mi riferisco a Di Gracci, mi riferisco a Tanas, mi riferisco a Manta, mi riferisco a Caverzasi, cioè giocatori tra 94 e 95, Montalbano, Sansonetti, giocatori che hanno comunque espresso grandi qualità tecniche e tattiche. Il problema... dimentichiamo che nel prossimo anno il campionato prevede un 93, 2, 94 e 95. Esatto, giusto? Esatto. Quindi io nei 95 noi siamo a postissimo, infatti se voi guardate la rosa, è una rosa con un asse centrale, con dei ragazzi che sono giovanissimi, perché Corno è un 89. Più vecchio è Moretti, cioè voglio ormai dire. Ormai è consolidato con ormai l'esperienza di categoria. Esatto, quindi sono giocatori giovani, Despà è un 90 ed è un punto centrale della difesa. Quindi io dico,
Il problema vero sarà, e in questa cosa secondo me Marco è veramente bravo, perché l'ho visto lavorare, i ragazzi rispondono bene alle le qualità tecniche e tattiche che abbiamo visto in questi giorni, sono buone. Sarà quello di imparare al più presto a confrontarsi coi grandi, giocare coi grandi e contro i grandi e giocare per un qualcosa. Questo è sempre il gap che non ha solo la Caronnese, hanno tutte un po' le società, si cerca sempre di andare a mirare i giovani più predisposti, io li chiamo così, che abbiano qualità tecniche, qualità tattiche, fisicità, un po' di queste, ecco, cose. Ecco, gli atleti sportivi generalmente guardano oltre a casa propria, soprattutto a casa degli altri. Quest'anno qual è la squadra che a tuo parere si è rafforzata per poter avere ambizioni di vincere il campionato? Ma guardi, a oggi non sappiamo neanche i gironi quali siano. Allora, sicuramente la Pro Sesto è sempre una squadra che farà e fa il suo lavoro. Il Lecco è sempre una squadra che farà il suo lavoro. Pontiso. Poi Pontiso, vabbè, queste sono le storiche, l'Olginatese, ma se allarghiamo poi i confini, diciamo che Bogliasco, Sestri, cioè ci sono poi nella Liguria anche squadre molto molto forti. Lo stesso in Veruno è una new entry, come il Caravaggio, come, cioè, io penso che le squadre poi alla fine tutte si attrezzano al punto giusto per dover fare un campionato importante, perché non dimentichiamolo, io 4 anni che sono qui a Caronno dico sempre che comunque la Serie D è un campionato duro, società come Calcio Como, società come Tritium, società, hanno fatto un passaggio in D e ci hanno messo più di un anno per arrivare in alto. Quest'anno, sai, sicuramente questa Serie D acquista un valore più importante perché siamo in una fase di trasformazione del calcio. Perché procede di questo, un fatto positivo che la Caronnese parte da uno zoccolo duro, di una società molto seria, apprezzata e veramente stimata nel campo del calcio. Sicuramente questa cosa ha aiutato tanto me. Nel momento in cui io mi confronto con venire a Caronno, uno di cui vengo volentieri. Bravissimo. A Caronno io dico sempre che è più difficile rimanerci che andare via, cioè vuol dire se Caronno tutti vogliono venire, però sai, poi bisogna rientrare in alcuni schemi e parametri. Cioè, esatto. Bene, noi ringraziamo Vago di questa intervista, ci sentiremo durante il campo del campionato e in bocca al lupo per la squadra e anche per il lavoro che ha fatto Vago fino ad ora. Grazie, grazie a voi, grazie a tutti. Bene, ai nostri microfoni il direttore generale Fici, l'uomo macchina della Caronnese, una Caronnese che si è rinnovata completamente. La prima domanda secca, dottor Fici, questo cambiamento è un dovuto a una strategia diversa o anche per dare un occhio al bilancio, che è una cosa importante? Diciamo che credo che in una società ci siano due cose importantissime, la prima il bilancio e la seconda fare un bilancio in funzione dei risultati e dell'attività sportiva, cioè far quadrare i conti, nel senso di stare attenti sia al bilancio, però di riuscire a mettere in piedi un gruppo, una squadra che poi dia anche dei risultati, perché altrimenti abbiamo fallito su tutti i fronti. Noi pensiamo quest'anno di essere riusciti a mettere insieme le due cose, avere un bilancio, diciamo, giusto e un gruppo di ragazzi valido che potrà sicuramente far bene. Ecco, in un panorama del calcio in crisi, specialmente nei dilettanti, la Caronnese è un fiore all'occhiello. Questo fiore all'occhiello continuerà ancora per tanto tempo, sì o no? Ma io penso proprio di sì, diciamo, siamo un gruppo che oramai è storico, che a partire anche dal presidente che vive questa realtà e durante l'anno noi lavoriamo anche per cercare di migliorarci poi nell'anno successivo, per cui arriviamo sempre all'appuntamento della stagione successiva già con dei programmi già ben stabiliti, con degli obiettivi chiari, e quindi dobbiamo mettere in condizione tutti i nostri tecnici, sia chi gestirà la squadra, sia chi dovrà gestire il mercato, eccetera, di avere già le idee chiare dove muoversi e come muoversi. Ecco, un mercato rivoluzionario, avete cambiato il mister Zaffaroni, un ragazzo
un'ottima esperienza sia calcistica che come allenatore, giocatori tutti giovani. L'obiettivo rimane sempre quello di poter vincere il campionato. L'obiettivo rimane sempre quello di vincere, poi dopo vincere il campionato è ancora più dura. Diciamo, vincere vuol dire rimanere sicuramente nelle prime posizioni di alta classifica e poi giocarci a secondo, diciamo, di come andranno gli eventi. Insomma, nel calcio, come si sa, non basta, diciamo, solo l'aspetto tecnico, ma ci vuole anche magari un po' di fortuna, le cose che girano in un certo modo, dalle combinazioni e via. Quindi noi speriamo di averne almeno alcune di queste per riuscire a mantenerci ai livelli che ormai da anni la Caronese c'è in questa categoria. Ecco, un altro passo importante che sta facendo la Caronese è puntare sui giovani. Il settore giovani mi sembra che è stato continuamente rinforzato, potenziato. Ecco, una parola su questo settore. Allora, merita molta attenzione, perché noi da qualche anno con Alberto Croce abbiamo iniziato un'operazione proprio di rinnovamento vero e proprio, ma nella gestione e nell'attenzione ai giovani. Con l'attività agonistica è già un paio d'anni che siamo riusciti, diciamo, ad inquadrarla bene, ad avere degli ottimi risultati grazie al lavoro di Alberto Croci. Quest'anno Croci ha allargato la sua responsabilità anche all'attività di base, che l'anno scorso ha avuto qualche piccolo problema. Quest'anno siamo partiti ex novo anche in quell'attività di base, mettendo una struttura di tutto rispetto, da fisioterapisti, allenatori giovani che sono dare attività di base, eccetera. Quindi noi puntiamo moltissimo su quest'area. In particolare da quest'anno dovrebbe essere l'anno zero per l'attività di base e già il secondo o terzo anno per quanto riguarda l'attività agonistica. Qui ci contiamo moltissimo. Bene, noi ringraziamo il direttore generale, dottor Fici, di questa bellissima intervista e tanti tanti auguri e in bocca al lupo, come si dice. Grazie a voi, grazie. Siamo alla presenza del mister della Caronese, signor Zaffaroni. Zaffaroni Salonese Doc, perciò si è avvicinato a casa, un grosso passato da calciatore, una buona esperienza come allenatore, ricordiamo il Perugia l'anno scorso a Carate, e oggi siamo approdati alla Caronese, una società seria con grosse ambizioni. Come mai questo avvicinamento a casa, ma soprattutto come mai ha scelto Caronno? No, è una società che mi ha contattato, io sono stato molto felice di essere stato contattato da questa società, perché nella realtà in cui siamo oggi, questa è una società che ha la fama di essere una società seria, e lo sto constatando giorno dopo giorno. Ormai sono gli anni che hanno consolidato questa fama. Esatto, eh? E loro come società sono stati bravi a crearsi questa fama, non fatta di chiacchiere come succede spesso, però di cose concrete. E quindi ovviamente un allenatore, per poter lavorare, deve avere la fortuna di trovare dei posti dove si possa lavorare. Questo è uno di questi, e quindi io sono stato ben felice di accettare questa proposta, e quindi adesso siamo partiti da qualche giorno con grande entusiasmo, sia da parte mia che da parte dei ragazzi. E quindi con una Caronese, Marco, che oltre a cambiare il mister ha cambiato completamente tutta la rosa, ha puntato molto sui giovani. Marco, tu sei conosciuto nell'ambito sportivo soprattutto per avere questa grande capacità di scoprire i giovani. È una sfida importante quest'anno, la Serie D è una categoria bella, difficile, i giovani è un rischio o non è un rischio? No, comunque è vero quello che hai detto, però il discorso è stato che quello di tenere comunque dei giovani, però che già da qualche anno fanno parte di questa società, giocatori che sono cresciuti in questa società, e mi riferisco ai Giudici, mi riferisco ai Termine, mi riferisco ai Ferré, eccetera eccetera, che sono ragazzi che è da qualche anno che fanno parte di questa rosa. Prima erano i giovani, adesso, siccome la società e anche il sottoscritto ritiene che siano dei ragazzi che hanno le qualità per poter dire la sua in questa categoria, adesso stanno facendo il passaggio, diciamo, da giovani a giocatori che devono assumersi giustamente delle responsabilità. Però la società e il sottoscritto credono che questi ragazzi abbiano le qualità per poterlo fare.
quindi questi primi approcci di questi giorni di allenamento, che è basato soprattutto sull'aspetto atletico, sei soddisfatto di questa reazione che hanno i ragazzi ai tuoi ordini, sì o no? Sì, no, sono soddisfatto, però è chiaro che questo è un mestiere che ci vuole tanta pazienza, bisogna avere voglia di star lì a provare le cose, poi riprovarle ancora. Poi, però ripeto, seguendo il discorso di prima, siamo convinti che, diciamo, l'obiettivo è che attraverso una strada diversa rispetto a quella degli ultimi anni si voglia arrivare ad ottenere i risultati comunque importanti che questa società negli ultimi anni ha ottenuto. Logico che l'obiettivo è ambizioso, però ci vogliamo provare. I dirigenti hanno ribadito che ancora il loro obiettivo è vincere il campionato, eh? Sì, no, è un impegno abbastanza oneroso per un mister. No, quello sì, però ripeto, al di là di questi discorsi, ripeto, quello che io mi prefiggo come obiettivo, che lo faccio sempre ogni anno, è quello di avere del materiale a disposizione, e il mio obiettivo è quello di riuscire a tirare fuori da ogni giocatore tutto quello che hanno dentro. Spesso mi rendo conto che ci sono tanti ragazzi che hanno delle qualità che però per tanti motivi spesso magari non riescono a tirar fuori, e secondo me la qualità che deve avere un allenatore è questa, cioè quella di riuscire a tirar fuori il massimo da ogni giocatore. Ecco, Marco, è un po' presto per capire quale saranno il modulo che tu adopererai, però se sarebbe stato un allenatore che ha proposto un calcio abbastanza offensivo, pensi di adattare che tipo di gioco, un 4-3-3 o col classico 4-4-2, come hai provato negli anni passati nelle altre società? Sì, no, adesso queste poi sono valutazioni che faremo giorno dopo giorno, al di là del sistema di gioco, che è sicuramente importante, però quello che dico sempre ai ragazzi è che questa squadra dovrà sempre avere determinate caratteristiche. Una, la prima, è quella che non bisogna sbagliare mai da un punto di vista dell'atteggiamento. Si dovrà arrivare sempre alla fine della partita e dire: questa squadra magari ha delle mancanze, delle lacune, però questa squadra al 95esimo ha dato l'anima e ha dato tutto. Questa deve essere la caratteristica che questa squadra deve avere per 34 partite. Alla fine di ogni partita di questa squadra si deve arrivare a dire questo. Se riusciamo in questo obiettivo, sicuramente facciamo dei grandi passi avanti. Ecco, l'ultima domanda, mister. La rosa è abbastanza folta, ho contato 28-30 giocatori. Pensi di fare una scrematura prima dell'inizio del campionato o va bene come rosa? Sì, diciamo che indicativamente come rosa siamo, diciamo, due per ruolo, quindi 22-23 esatto. Giocatori. Poi ci sono aggregati dei ragazzi interessanti della Juniores, fra i quali ci sono anche dei ragazzi del 96, che sono ragazzi che vogliamo tenere monitorati, che vogliamo che comincino a allenarsi nella prima squadra, e perché, ripeto, anche in questi ragazzi ci si intravedono delle qualità, e quindi il cominciare a allenarsi a magari ritmi maggiori, a ritmi superiori, li può cominciare ad aiutare a crescere più in fretta. Ecco. Marco, noi ti ringraziamo per l'intervista, ti facciamo tanti tanti auguri, perché no, anche se non hai bisogno, perché sei un ottimo professionista, l'hai dimostrato in questi anni, ti facciamo il classico auguri in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie mille. Ciao Marco. Ciao. Ecco, Federico Corno, che quest'anno la società ti ha gratificato dandogli la fascia di capitano, così si mormora. È una grande soddisfazione, Corno, eh? Sì, molto, sono contento, ormai sono qua da 6 anni, questo è il 6º, e mi fa molto piacere avere la fascia. Pur essendo giovane, sei ormai il papà di questa veramente grossa chiocciolata di giovani che sono arrivati alla Caronese. Sì, ho 24 anni, però sono uno dei più anziani. Un primo commento sui tuoi compagni che sono arrivati, e anche se prematuro, perché sono 4 giorni che vi state allenando, state facendo una preparazione puramente fisica, ecco, però l'ambiente mi sembra che sia ottimo, no? Sì, stiamo lavorando bene,
La rosa comunque è una rosa giovane, la società ha le idee ben chiare per quanto mister riguarda... Mister giovane tra l'altro? Mister molto giovane, molto competente, preparato e quindi mi fa piacere, stiamo lavorando bene anche come hai detto te, se la preparazione è momentaneamente puramente fisica. Ecco. Guarda che quest'anno la società vuole fare il salto di categoria, con i giovani, è una sfida importantissima e il trascinatore deve essere il capitano, non c'è dubbio. Il salto di qualità... Con i gol sempre... e con il comportamento. È sempre difficile fare il salto di qualità, noi cercheremo di mettercela tutta e di fare il miglior risultato possibile. Poi bene, vediamo Federico, cosa viene. Noi ti facciamo tanti auguri, estendi anche questi auguri a tutti i tuoi compagni. Grazie, è un bel mille. Campionato, ci vedremo durante il campionato. Va bene, grazie. Ciao Fede. Grazie. Bene, siamo col presidente, il dottor Reina, bellissimo quest'anno questo raduno in questa bellissima sede della Cesate, una Cadonese che si è rinnovata completamente, ha dato spazio ai giovani, mister nuovo, giovane, competente, preparato, una bella nidiata di giocatori. Qual è l'obiettivo della Cadonese quest'anno? Era ora, dico perché negli anni passati abbiamo sempre portato in squadra dei giocatori validi molto importanti, oggi invece ci siamo un po' ridimensionati sia sul conto economico e poi anche finalmente possiamo costruire una squadra di giovani e portarla avanti e questo è secondo me un obiettivo importantissimo nell'ambito dei miei obiettivi anche degli anni passati, quindi credo che possiamo dire essere l'anno zero dove finalmente riusciamo a costruire qualcosa di interessante e di nuovo. Ecco, poi la Cronese ha la grande capacità, e non fortuna, perché è una capacità di attrarre i giovani, per una società seria che dimostra in questi anni di essere oltre competente, ma soprattutto una solida base morale e tecnica, certo, di questa società qua. Ecco, i giovani per lei cosa sono, Presidente? I giovani ci sono tutto, i giovani sono quelli che noi dobbiamo costruire, il calcio serve per costruire un po' la personalità anche dei giovani, devono imparare a vincere, devono imparare a perdere, devono imparare a tante cose, il calcio insegna tanto, quindi io credo che questo sia una delle cose più importanti e poi anche dare soddisfazione alla Caronnese perché i giovani sono... L'entusiasmo è quello che alla fine porta poi risultati, secondo noi. Ecco, questa politica dei giovani l'avete fatta anche nel settore giovanile, avete fatto dei grossi investimenti significativi con mister nuovi, con giocatori nuovi, li credete, puntate anche, ma avete anche la struttura per poter dare spazio, esatto, a questi giovani? La struttura la facciamo, è una bella notizia, indipendentemente dagli accordi che avremo col comune, noi stiamo aspettando delle risposte che sono già abbastanza a buon punto, diciamo che la disponibilità economica c'è, ci sono una piccola formule. Cittadella dello sport, insomma. Certo, c'è una disponibilità, c'è una cosa. Noi ci sono delle situazioni burocratiche che dovranno essere sistemate e vabbè, aspettiamo che il comune sblocchi certe cose. Noi comunque avremo intenzione di fare comunque qualcosa indipendentemente dal comune e magari di ampliare gli spogliatoi, di fare un campetto là per cercare di facilitare, certo c'è lo spazio, abbiamo già verificato, per fare immediatamente qualcosa di immediato, di subito, perché le condizioni dei giovani che l'anno scorso hanno sopportato un po' delle cose non tanto ben organizzate, sì, ma quando non ci sono le strutture purtroppo ci sono tanti problemi e le strutture sono la cosa fondamentale perché tutto funzioni e tutto vada bene. Ecco, logistica... E stiamo orientandoci anche a spendere un po' di soldi nonostante la crisi, specialmente sulle squadre minori. Ecco, logisticamente per questa scelta di Cesate, una scelta importante perché noi siamo un bellissimo ambiente che avete lasciato Solaro, certo, per dedicarvi qua a Cesate. Cosa vi ha spinto questa scelta? Beh, perché sicuramente è un posto più migliore, poi ci hanno fatto delle condizioni migliori e pensiamo che qui siamo in un bel parco, guardate che bello. Quindi. C'è una Cadonese che si è rinnovata, con attenzione sempre al bilancio, perché è una cosa importante, Presidente, che lei è sempre stata una persona molto attenta, così, però le ambizioni sono sempre quelle, vincere il campionato. Vincere il campionato o perlomeno almeno il playoff. Sicuramente, questo è l'augurio di tutti. Ecco, con questo augurio noi salutiamo e facciamo tanti grazie auguri mille al Presidente Reina. Grazie mille, arrivederci. Grazie, no, Presidente. Grazie.
Si è presentata qua a Cesate la nuova Caronnese per la stagione 2013-2014 con il nuovo allenatore Marco Zaffaroni l'anno scorso dalla Folgore Caratese. Obiettivi come sempre importanti per questa squadra rossoblu, cercheranno anche quest'anno di centrare i playoff che nelle scorse stagioni, obiettivo che nelle scorse stagioni è fallito pur migliorandosi di anno in anno, obiettivo difficile visto poi le partenze dei vari Bruni, Marietti, Greco, Lombardo, l'attaccante Moreo 93 che è andato in proprietà del Varese, sono stati sostituiti da giovani importanti, anche da giocatori esperti come Marietti, Rudi e Moretti. Chiaramente l'obiettivo rimarrà quello dei playoff, come l'ha confermato il presidente Reina, un obiettivo non facile perché ci sono anche altre squadre attrezzate per centrare questo grande obiettivo. Anche secondo me sarà molto difficile, però potrebbe essere la stagione della verità e della svolta, diciamo, si apre un nuovo ciclo a Caronno, la speranza è quello che si apra nel miglior modo positivo per i colori rossoblu.